Niente, è un'iniziativa encomiabile quella che l'associazione Mia Piccola con il presidente Franco Novella ha fatto per il comune di Vietri. Praticamente si sta applicando quello che stiamo predicando da sempre, che c'è bisogno della collaborazione e della sinergia con il privato, perché il pubblico senza il privato e il privato senza il pubblico non si va da nessuna parte, nessuno dei due. Cioè praticamente è un'iniziativa che da un lato sembra una cosa semplice, ma dall'altro è un qualcosa estremamente interessante. Cioè, nel senso che l'associazione Mia Piccola, che raccoglie i fondi del 5 per 1000, mette a disposizione, potendo fare anche altre attività, mette a disposizione invece questi fondi per implementare i servizi sociali che vengono erogati come dire, ai meno abbienti e alle persone disabili sul territorio di Vietri sul Mare. E ovviamente noi ci siamo trovati con questa proposta di Mia Piccola che abbiamo immediatamente sposato, grazie anche all'intervento del vice sindaco e con delega ai servizi sociali. Abbiamo immediatamente messo in campo questo tipo di iniziativa che ha dato già dei frutti. Noi stamattina non presentiamo un progetto, presentiamo i risultati di un progetto che sta già in fase di realizzazione, cioè praticamente a costo zero per il comune e a carico dell'associazione Mia Piccola. Noi abbiamo incrementato il servizio domiciliare nei confronti dei disabili. Praticamente stiamo andando in controtendenza, come stiamo facendo da tempo per la cultura, anche sui servizi sociali, in controtendenza rispetto a quello che è l'orientamento sia regionale che nazionale, che hanno fatto dei tagli incredibili al settore della cultura e al settore dei servizi sociali. Ebbene, Vietri sul Mare si contraddistingue con 93 iniziative culturali nell'anno 2012 e una sessantina nell'anno 2013, nonché con l'implementazione dei servizi sociali a costo zero per l'ente. Ecco, questa fantasia, questo modo di coinvolgere le associazioni, questa volontà di fare insieme al privato, sta dando dei grossi risultati a Vietri sul Mare e speriamo che questo possa avere un ampliamenti di carattere territoriale. Stamattina infatti sono stati invitati tutti i sindaci della Costiera Amalfitana e abbiamo già registrato l'arrivo del presidente della conferenza dei sindaci, il sindaco di Maiori, perché è un progetto intrigante ed interessante, perché ovviamente il piano di zona non ce la fa più ad erogare i servizi, le esigenze delle persone aumentano, l'età media è maggiore, per cui c'è maggiore necessità di dare assistenza laddove una crisi economica non consente ad ogni famiglia di essere autosufficiente, per cui il pubblico deve svolgere la sua parte. E nel caso di specie abbiamo registrato che anche di una grande iniziativa, mettendo a disposizione appunto questi fondi del 5 per 1000. In effetti noi abbiamo stretto questa simbiosi con loro da settembre del 2013, quando praticamente si è deciso di implementare il servizio sul comune di Vietri sul Mare. Questo servizio, praticamente questa manovra è stata possibile oltre ovviamente per gli ovvi motivi di solidarietà espressi nella mission dell'associazione Mia Piccola, anche grazie a tutto il lavoro di coordinamento che è stato fatto con questa amministrazione, la quale ha reso disponibile proprio il lavoro di raccordo con il servizio che noi già avevamo in incarico, e quindi si è dato valore, un valore aggiunto, si è data continuità a quello che era già esistente su questo territorio. Si sono maggiormente approfonditi i bisogni dell'utenza e quindi si è cercato di intervenire offrendo un supporto sempre maggiore, grazie anche alla professionalità degli operatori che abbiamo in incarico, i quali costantemente sono formati in merito alle attività da espletare presso il domicilio dell'utenza. Con dati proprio tecnici alla mano, statistici, questa manovra ha reso possibile implementare di 2 ore a settimana il servizio presso il domicilio dell'utente. In fisica sapete che il ruolo di sindaco oggi è il ruolo meno ambito proprio per il carico di lavoro, che comporta. Io non mi meraviglio di questa iniziativa del Comune di Vietri per essere di Franco Benincasa. Nell'ambito della conferenza dei sindaci Franco è stato sempre estremamente attento a questa problematica, e i sindaci della Costa d'Amalfi nell'attenzione per quanto riguarda
l'assistenza ai nostri cittadini più meno fortunati è stato un tema che è stato sempre alla nostra attenzione. Purtroppo scontiamo delle grandissime difficoltà. Difficoltà soprattutto nel piano di zona, che dovrebbe essere praticamente la struttura a sostegno di tutta la problematica. E invece per una serie di ragioni, la prima delle quali la serata che andremo a fare il 16 gennaio presso il Teatro Museo di Salerno è proprio per amplificare questo messaggio. L'abbiamo fatta a Salerno perché a Vietri non ci abbiamo la possibilità di avere un teatro che possa ospitare dalle 600 alle 700 persone. Quindi perciò ci siamo spostati a Salerno. Quindi ringrazio anche l'amministrazione comunale di Salerno che ci ha dato questa possibilità. E in quella serata il messaggio da amplificare è quello di far confluire il 5 per 1000 alla nostra associazione, affinché anche il nostro progetto che abbiamo avviato sul nostro territorio di Vietri si possa trasferire nei paesi limitrofi della costiera, ai paesi della costiera amalfitana. Questo effettivamente sarebbe auspicabile, però chiaramente è sempre in riferimento al fatto economico. Mi sembra questo è abbastanza chiaro. La serata è all'insegna del divertimento, ci sarà la presentatrice che qui è presente oggi, la signora Nunzia Schiavone, che viene da una generazione, il papà era già un presentatore, ho lavorato insieme a lui, mi presentava, il papà presentava a me quando io mi esibivo a cantare sui palchi della zona. A quell'altro che è quello più ambizioso, del dopo di noi. Però il progetto del dopo di noi è un progetto ovviamente che, se si suol dire, senza soldi non si canta una messa. È un progetto in cui l'impegno economico deve essere di un certo respiro. Ovviamente si può partire da questo. Allora Antonio, progetto dopo di noi significa: che fine fanno i disabili per l'ipotesi in cui non ci dovrebbero essere più le famiglie? Questo è il punto interrogativo. È importante per capire che cosa significa quando si muove un'associazione di volontariato seriamente. L'associazione di volontariato crea un momento come questo, e già questo è importante perché focalizza l'attenzione dei mass media, della popolazione, delle istituzioni su un tema che è un tema ordinario per l'attività dei comuni. Il welfare dei comuni si interessa di disabilità e anche di assistenza domiciliare nei suoi servizi catalogati, però nessuno si interessa di queste cose, ordinariamente non c'è un focus su questo tema specifico. Invece l'attività, anche questa grande forza che ha il volontariato vero, quello gratuito, quello che viene dalle associazioni che non vivono di commesse pubbliche, poi alla fine attiva meccanismi di grande interesse e anche di sensibilizzazione che poi possono dar luogo a possibilità che i comuni hanno sempre meno, perché le risorse dei comuni per l'assistenza, con quello che sono le ricadute dei tagli governativi, delle finanziarie, delle leggi di stabilità, sono sempre meno. E da questo punto di vista attivare il 5 per 1000 per questa associazione nella maniera in cui si sta muovendo significa poter dare, come è successo, e questo è il grande miracolo, 2 ore in più di assistenza sul territorio del comune di Vietri, e si spera anche del comprensorio più ampio della costiera. Se arrivano più risorse, come è stato detto prima bene dall'animatore di questa iniziativa, presidente dell'associazione Mia Piccola Noviello, e dalla sua consorte, che sono. Di condividerlo con persone amiche, persone amiche sicuramente dà quella carica giusta per poter portare quel valore aggiunto a un'iniziativa che è lodevole soprattutto perché parte dalla sensibilità di familiari che vivono quotidianamente un problema
e che purtroppo a me si sostituisce ad una mancanza che oggi le istituzioni stanno commettendo a discapito delle fasce sempre più deboli. Io mi dispiace, lo dico veramente con sincerità, di dover attraversare questo momento politico con un incarico istituzionale, uno dei momenti più tristi e più bui, perché oltre alla mancanza economica, quello che si legge in Regione Campania è proprio un disinteresse verso le fasce deboli e verso ogni forma di assistenza. Si predilige la politica del taglio senza però capire a chi bisogna tagliare e come bisogna tagliare. In questo caso, come diceva il presidente della Pietra, vengono colpite sempre le fasce più deboli e che più bisognevole di cura e di assistenza. Tant'è che parliamo di chiusura dei presidi ospedalieri e di interruzione di servizi assistenziali come quelli rivolti alle persone con disabilità. Pensate che nel bilancio regionale il governo Caldoro ha ulteriormente tagliato i fondi per l'assistenza, dando colpa a un governo centrale che a sua volta è andato a tagliare il fondo per la non autosufficienza. Questo secondo me è uno scaricabarile che non serve a nulla. Quando poi, come diceva l'amico Franco Picarone, quando bisogna pianificare, bisogna includere anche i servizi sociali, i servizi alla persona.